E come promesso all'inizio della nostra trasmissione, questa mattina vogliamo parlare di una figura importante nel panorama ecclesiale italiano, una figura scomoda, come qualcuno l'ha definita. La state vedendo inquadrata nel nostro maxischermo. Stiamo parlando di Don Lorenzo Milani, un prete straordinario che con la sua vita davvero ha fatto parlare tanto. E stamattina io voglio salutare e ringraziare il presidente della fondazione intitolata Don Lorenzo Milani, Agostino Burberi, che è collegato con noi tramite Skype, con cui parleremo proprio di questa figura importante. Buongiorno, ben trovato Agostino, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, io partirei da ciò che è successo il 27 maggio scorso, perché il 27 maggio del 1923, dunque esattamente 100 anni fa, nasceva Don Lorenzo Milani. E prenderei spunto dalle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ricordare e definire ciò che è stato e ciò che è stato appunto Don Lorenzo, un maestro, un educatore, una guida per i giovani che sono cresciuti con lui, prima a Calenzano e poi a Barbiana. E dunque è una figura che ha anche radunato attorno alla sua tomba il successore di Pietro, perché anche Papa Francesco ha voluto recarsi a rendere omaggio qualche anno fa a questa importante figura. E queste due presenze, Agostino, quella del Presidente della Repubblica e del Papa prima, fanno da contraltare, potremmo dire, ad un silenzio che ha contraddistinto i funerali di Don Lorenzo. Allora partirei dalle emozioni. Quali emozioni avete provato il 27 maggio e qual è stato il senso di queste presenze così importanti? Beh, la grande emozione fu la visita di Papa Francesco, ovviamente. Non va dimenticato che al funerale di Don Milani non c'era nessuna figura religiosa, sì, tre amici preti, ma e basta, nessuna autorità religiosa né civile, anzi, lui ancora era sotto processo per sull'obiezione di coscienza, quindi non era assolutamente al centro dell'attenzione. Il fatto che prima l'autorità massima religiosa e ora l'autorità massima istituzionale siano venute a riconoscere questa figura, rendergli omaggio, ovviamente a noi che siamo stati i suoi ragazzi, i suoi alunni, eccetera, ha fatto un grande piacere. Abbiamo visto alcune immagini relative alla visita del Presidente della Repubblica il 27 maggio scorso. Vogliamo anche ricordare che era presente il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Zuppi, c'era il Cardinale di Firenze, Bettori e le altre autorità civili della Regione Toscana e della città metropolitana di Firenze. Voglio prendere e continuare a prendere spunto dalle parole di Mattarella, ecco le immagini, che ha detto essere stato un segno di contraddizione, anche urticante, significa che Don Lorenzo non è passato invano fra noi, ma al contrario ha adempiuto alla funzione che più gli stava a cuore, fare crescere le persone, fare crescere il loro senso critico, dare sbocco alle ansie che hanno accompagnato la nuova Italia. Siamo ovviamente nel periodo post bellico, dunque la ricostruzione sia materiale che spirituale, civile e morale dell'Italia era in pieno corso. Dunque, Don Milani, Agostino, oggi più che mai ci interpella quella che Papa Francesco ha chiamato l'urgenza della parresia. E vorrei chiederle qual è stato il significato, quale lezione possiamo ricavare da questa vita così intensa, così vissuta. Beh, sicuramente lui è stato coerente, lui amava il Vangelo fino in fondo ed è stato coerente con questo e lo ha testimoniato fino alla morte. Non va dimenticato che è morto molto giovane, sostanzialmente è morto a 44 anni. Ci ha educato non solo al Vangelo, che lui diceva essere il libro più importante al mondo, che vale per i cristiani ma anche per i non cristiani, perché è un modello di vita, dà dei valori, eccetera. Ma dall'altra parte ci ha abituato a rispetto e fare come punto di riferimento la Costituzione italiana, che secondo lui era ed è ancora
la tutela dei più deboli contro il sopruso del potente, il sopruso delle angherie, la Costituzione che va difesa ancora, tant'è che noi sulla strada che porta a Barbiana abbiamo tutti i principi costituzionali, perché tutti i gruppi che arrivano a piedi a Barbiana possano ripercorrere la nostra Costituzione, proprio perché ha questo significato, il significato della difesa dei più deboli, e quindi la dobbiamo difendere. E in effetti il motto che ha contraddistinto la vita di Don Lorenzo è stato I care, mi sta a cuore. Quale motto più di tutti potrebbe sintetizzare ciò che ha detto Agostino? Perché, come ha detto Mattarella, Don Milani è stato un grande italiano che con la sua lezione ha invitato all'esercizio di una responsabilità attiva. Parliamo della scuola di Barbiana, Agostino, perché Don Milani, con il suo modo di fare, con il suo modo di insegnare, con il suo modo di essere, ha cercato di infondere una voglia di imparare, di rendersi disponibili nei confronti degli altri, che penso non abbia eguali nel sistema educativo italiano, perché anche Don Milani non si è mai sottratto al confronto, anzi la sua mentalità così aperta e così poco compresa, aggiungerei, in qualche maniera metteva a tacere quelle che erano un po' le contraddizioni, anche le varie sfaccettature ideologiche che contraddistinguono un po' la professione dell'insegnante. E quindi cosa può insegnare la sua lezione da insegnante, appunto, il suo essere educatore, a un giovane, a una persona che intraprende o che comunque sta vivendo la sua stessa missione? Beh, ci ha insegnato e insegna ancora, perché è di grande attualità ancora, l'impegno di donare la vita, di impegnare la vita a favore degli ultimi, e gli ultimi non finiscono mai, insomma. A quei tempi gli ultimi erano i barbianesi. Oggi gli ultimi sono nelle periferie delle città, sono agli sbarchi di quelli che arrivano, eccetera. Quindi ci ha abituato ad impegnare la vita, cioè, quindi dovete studiare, dovete avere la padronanza della parola, eccetera, perché questi strumenti vi devono poi servire, perché la vostra vita sia impegnata per dedicarvi agli altri. Infatti alla scuola si va e bisogna andare se si hanno dei valori, e quindi ai giovani andare a scuola bisogna sappiano che vanno per che cosa, perché la loro vita poi deve essere impegnata per dedicarsi agli altri, perché è una società migliore. È una lezione importante. Esatto, quello che invece si percepisce, io quando vado nelle scuole faccio sempre questa domanda, in particolar modo ai giovani: perché andate a scuola? E purtroppo la risposta più vera che ci danno è perché ci costringono ad andare, perché i genitori ci costringono ad andare. Da questo scaturiscono poi tutto un atteggiamento: studio perché devo superare il voto, questa mania del voto, e quindi mi preparo per l'interrogatorio, eccetera, e non mi preparo per la vita, per avere una preparazione che poi posso spendere per fare qualcosa di importante. E poi che cosa vorreste fare da grandi? Va bene, gli esempi che abbiamo sono tremendamente egoistici, individuali: il calciatore, la velina, i convertitori lì di persone, cioè, quindi robe, e non mai impegni che sono l'insegnante, l'educatore, l'infermiere, cioè tutti questo che invece sono sì impegni di vita, ma impegni che sì sono dedicarsi comunque agli altri, al prossimo, per continuarsi da migliore. E questo contrasta con la realtà che invece viviamo nel nostro paese, che è piena di grande volontariato. Allora noi come fondazione siamo impegnati ad andare in questa direzione, a far fare nelle scuole agli insegnanti far toccare con mano ai giovani, con dei piccoli stage, eccetera, questo tipo di mondo. Allora mandagli per una settimana a servire alla messa dei poveri, mandili per una settimana
a insegnare l'italiano agli immigrati, mandare una settimana a vedere come funziona il 7:30 del sindacato, cioè lavorare per far vedere loro quello che è il mondo migliore che esiste nel nostro paese, che però non viene nell'informazione, eccetera, mai messo al centro. C'è tanto da fare, partendo dalla lezione di Don Milani. L'ultima domanda, Agostino, che voglio farle prima di lasciarci è, partendo quindi dalla lezione di Don Lorenzo, come possiamo in qualche maniera riscaldare, ecco, mi passi questo termine, un Vangelo che oggi è divenuto un po' troppo tiepido, anche a causa delle letture distorte che ne facciamo quotidianamente? Beh, bisogna approfondire, non essere superficiali. Lui ci ha insegnato che nella vita non bisogna essere superficiali e approfondire le cose. Lui insegnava il Vangelo, per esempio, non seguendo il Vangelo della domenica, ma usando la sinossi e approfondendo, come se fosse il maestro che insegna, ad approfondire i contenuti del Vangelo e farlocelo capire fino in fondo. Ecco, spesso e volentieri, anche oggi, anche nella Chiesa, ci si limita alla superficialità. Ecco, questo ci ha insegnato a non essere superficiali, ma a approfondire le cose prima di sostenerle. E allora io, Agostino, la ringrazio per essere stato con noi in questa mattinata, per aver un po' approfondito quella che è una parte immensa, ovviamente, della spiritualità di Don Lorenzo e della lezione che ancora oggi, a distanza di 100 anni dalla sua nascita, lui continua a darci quotidianamente. Lo abbiamo ascoltato dalle sue parole. Grazie per essere stato con noi. Grazie anche a voi. Buongiorno. Grazie, grazie ancora ad Agostino Burberi, presidente della fondazione intitolata Don Lorenzo Milani. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.